Durante i 9 mesi dell'occupazione nazista di Roma tra il 1943 e il 1944 cercano di sopravvivere e far sopravvivere anche il loro amore attraverso degli avvenimenti più grandi di loro. Si trovano a convivere con il bombardamento della città, il cambio di regime dal fascismo alla democrazia, poi l'occupazione l'8 settembre, il nazismo, fino all'arrivo nel 4 giugno del 44 degli americani che liberano la città. Si chiama 1943 nella notte di Roma, l'ultimo libro dell'aretino Mauro Valenti, scrittore ed architetto. È la storia di Aurora e Ferruccio, una vera storia d'amore e di guerra con protagonisti i due giovani che vivono e si innamorano durante mesi drammatici dell'occupazione nazista a Roma. Sono due giovani, molto giovani, due adolescenti cresciuti nel ventennio fascista. Quindi hanno visto e sono stati educati dal fascismo, sono figli di due operaie, sì, con antiche legami con le basi sindacali socialiste, però sono nati nel fascismo, conoscono solo quello, e sono semplici, non hanno studiato tanto e sono travolti in questo momento perché non capiscono neanche il cambiamento di regime, il cambiamento, gli ex alleati che diventano nemici, la democrazia, una parola strana per loro, perché per loro democrazia cosa vuol dire? Hanno avuto per 20 anni lo stesso regime e quindi cercano in questo periodo di cambiare. È questa transizione anche fra di loro, fra il loro mondo che gli crea e però fortunatamente fa aumentare sempre di più anche il loro amore.